Intanto dai 5 Stelle resta fermo il no a Berlusconi e a Fratelli d'Italia nella coalizione di maggioranza. Di Maio concede loro al massimo un riconoscimento di non ostilità ad un appoggio esterno. Con la Lega insiste il movimento Siamo Autonomi. Giuseppe Carboni. Oltre non si va, non si può andare, dice lontano dalle telecamere qualche parlamentare. Nel perimetro dei 5 Stelle per formare un governo c'è solo il rapporto con la Lega, non con Berlusconi e la Meloni. Di Maio lo ha detto chiaramente ieri al termine del secondo giro di consultazioni. Siamo disponibili anche a considerare non ostile un sostegno da Forza Italia e Fratelli d'Italia. Tecnicamente sarebbe un appoggio esterno, solo che il capo politico del movimento non ha mai pronunciato le due parole così impegnative. E questo fa capire perché non si può andare oltre. In ballo c'è il rapporto con base dei lettori, l'irrequietezza dei parlamentari ortodossi, l'identità e la tenuta del movimento. Ma il filo con Salvini Di Maio non lo ha spezzato, solo che lo schema partiamo dai programmi è già archiviato. Ora per trovare un'intesa il tempo stringe. Per realizzare il cambiamento che i cittadini italiani ci hanno chiesto il 4 marzo abbiamo proposto un contratto di governo con un programma condiviso. Se la Lega non dovesse accettare prenderemo atto del fatto che è ancora legata al passato e che quindi non è pronta per questo cambiamento. Il preincarico a Salvini lo decide il Presidente della Repubblica, non lui, dicono i 5 Stelle. Piuttosto, in questa fase confusa, pesano le parole del capogruppo al Senato Toninelli. Sintesi del suo tweet. Noi ce la stiamo mettendo tutta per fare un governo che migliori la vita degli italiani, coerenti con i nostri principi. Un governo che tira a campare non ci interessa. A quel punto, meglio il voto. Ma è evidente che anche oggi si aspettano le decisioni del Quirinale. A Montecitorio nessuno esclude l'eventualità di un nuovo mandato esplorativo. Ma a quel punto cambia anche il campo. Non più 5 Stelle centrodestra, ma 5 Stelle PD.